altro aspetto fondamentale di Marte è che abbiamo tantissima acqua sotto forma di ghiaccio intrappolata nelle calotte polari. Grazie ai dati di MARSIS, uno dei nostri strumenti, uno del radar italiano a bordo della missione Mars Express e del suo quasi gemello SHARAD, che invece sta sulla missione americana Mars Reconnaissance Orbiter, abbiamo potuto determinare lo spessore complessivo delle calotte polari e quindi determinare la quantità di acqua in esse intrappolate, e diciamo il calcolo è tale per cui se si dovessero sciogliere completamente le calotte polari, Marte sarebbe ricoperto da circa uniformemente circa 8-10 metri di acqua. La presenza di acqua su Marte è stato uno dei momenti dominanti dello studio anche nei secoli passati del pianeta stesso. Ricordiamo le osservazioni di Schiaparelli che dall'osservatorio di Brera con un buon telescopio e con lunghe osservazioni determinò una prima mappa dei cosiddetti canali di Marte. Canali che in italiano la parola non fa distinzione tra canale artificiale e canale, diciamo, naturale. Quindi quando fu tradotto in inglese l'articolo e comparve per la prima volta sul New York Times, comparve col nome di Channel. Channel in inglese, on canals, ha un significato diverso. Channel è un canale naturale, canals sono quelli artificiali, ovvero quelli fatti da una civiltà. Comparve come canals, quindi comparve con una sostanziale incomprensione, in parte voluta anche probabilmente dai giornalisti, che però portò l'attenzione a un pubblico molto vasto. Lowell, un astronomo americano privato che si era autocostruito con i suoi soldi un telescopio leggermente migliore di quello che aveva a disposizione Schiaparelli, confermò le osservazioni di Schiaparelli dicendo che effettivamente su Marte sembravano esserci una serie di canali che peraltro cambiavano con le stagioni. Da qui nasce tutto il mito dei marziani, mito che è rimasto nell'immaginario, ma anche non avendo altre prove sperimentali, grosso modo fino alla fine degli anni 60, quando la prima missione, il Mariner 9 della NASA, sorvolò Marte mandandoci invece indietro le prime immagini, anche se a bassissima risoluzione, ma insomma per l'epoca erano ovviamente dirompenti, di una superficie essenzialmente arida, craterizzata, non c'erano tracce di canali e c'era soltanto tracce appunto di poli ghiacciati. Da lì abbiamo avuto una serie di missioni, in particolare i Viking lanciati nel 77, che hanno operato nel 79 e sono atterrati in due posti diversi di Marte, hanno fatto delle osservazioni molto accurate nel tempo, si è potuto determinare per esempio in buona parte la termodinamica del suolo di Marte, che è quindi almeno del primo strato del suolo di Marte. Avevano a bordo degli esperimenti anche per cercare segni di vita. Uno dei due esperimenti non ha mai funzionato, quello sul Viking 2, sul Viking 1, ha funzionato parzialmente, dando dei risultati che sono sempre rimasti ambigui, molto dibattuti nell'ambiente scientifico, per buona parte del tempo scartati, per la maggior parte scartati. C'è sempre stata una sostanziale ambiguità sulla effettiva pulizia ed effettiva capacità di quel sistema che era stato inventato a fine degli anni 60 per poter determinare se ci fossero forme di vita, sull'effettiva capacità di determinarlo. E da lì abbiamo continuato a studiare, e ancora stiamo studiando, per cercare di capire se effettivamente ci siano forme di vita, anche se poi molto semplici, batteri magari, non di più di questo. Le missioni che si sono poi succedute hanno consentito la determinazione piuttosto accurata e molto dettagliata in termini ad esempio di risoluzione spaziale delle caratteristiche geomorfologiche della superficie di Marte. Mars Reconnaissance Orbiter ha una camera a bordo che è in grado di arrivare fino a 30-40 cm di risoluzione spaziale a terra, quindi anche dettagli finissimi. Mars Express ha una camera stereoscopica, quindi in grado di fornire immagini stereo. Come ho detto accennato prima, tutte e due hanno a bordo dei radar italiani in grado di vedere quello che c'è sotto la superficie, quindi anche di fare una geologia tridimensionale. Hanno a bordo, soprattutto Mars Express, un spettrometro di Fourier, anch'esso italiano, che ha determinato le abbondanze di gas nell'atmosfera e in particolare ha scoperto che il metano
che è un gas che può essere collegato alla vita, ma può essere collegato anche a fenomeni vulcanici o a fenomeni di tipo di evoluzione di rocce geologiche, ha una sua variabilità durante l'anno. Questa variabilità deve essere studiata meglio per poter determinare da quale zona, quale area geografica di Marte effettivamente viene questo metano, e cercare di studiare se l'origine è di tipo appunto vulcanico, se l'origine è di tipo geologico, ovvero la trasformazione, quella si chiama serpentinizzazione, ovvero la trasformazione del basalto in serpentina che produce metano, oppure qualche altra cosa, e da qui non escluso ovviamente a priori l'esistenza di batteri che possono produrre questo.